come si declina la sostenibilità, anche parlando di sistema sanitario, soprattutto interessandoci del livello territoriale? Ma questa è la stagione dell'ultimo miglio, come dico sempre. Passare da un'eccellenza che è l'eccellenza ospedaliera anche a una prossimità. Oggi parliamo di prossimità fisica e digitale. È indubbio che le risorse del PNRR le stiamo investendo tutte sulla medicina di prossimità e sul far sentire i pazienti più vicini rispetto a quello che noi siamo già in grado di offrire da anni. Gli investimenti sono tutti nella direzione non solo di costruire degli spazi di prossimità per la sanità, ma anche di riuscire a sviluppare tutta quella che è una prossimità digitale. È ovvio che tutto questo si declina attraverso il capitale umano, perché poi servono i professionisti. Noi abbiamo chiesto anche nel confronto col ministro Schillaci di poter assumere più professionisti, perché la prossimità si fa anche con le persone, e quindi da una parte gli investimenti fisici e digitali, dall'altra abbiamo bisogno di professionisti che facciano sentire i lombardi curati e curati bene. Assessore Lucente, ovviamente sostenibilità è la parola chiave anche per quanto riguarda il mondo dei trasporti. Fondamentale, anche perché il nostro obiettivo è la neutralità tecnologica per la sostituzione totale delle flotte, sia a livello di gomma con gli autobus, sia di treni, che anche nella navigazione per il sistema lacuale. Quindi è fondamentale, ci stiamo lavorando, stiamo investendo molto, molto è stato fatto anche nella navigazione. Entro il 2026, per esempio sul lago di Seo, abbiamo investito 1.300.000 euro per quanto riguarda l'acquisto di due navi elettriche, e nel 2026 avremo un sistema a emissione zero per questi mezzi, così come a livello anche di trasporto pubblico locale per quanto riguarda la gomma. E con i treni proseguiamo anche con l'acquisto di treni a idrogeno, proprio per un impatto zero a livello di emissioni.